Buongiorno a tutti. Grazie di questo invito che mi onora tantissimo, grazie al signor sindaco, grazie a tutte le autorità e grazie a tutti i ragazzi. Io sono molto, molto emozionata e molto commossa, toccata e veramente faccio fatica a trovare le parole, perché attraverso di voi ragazzi sento veramente rivivere sento la prosecuzione proprio delle gesta di questo eroe, nel senso che rivive grazie ai vostri ricordi, grazie ai vostri sforzi nel ricordare, nel rileggere, quindi nel far rivivere attraverso di voi una figura italiana, di un eroe italiano che è nato in Italia, che ha dato la sua vita per l'unione dell'Italia. Ragazzi, stiamo parlando della nostra patria, stiamo parlando dell'Italia, non della squadra, stiamo parlando della nostra patria, di un uomo, di un ragazzo che credeva in un ideale forte, che anziché andare ad ammazzarsi o a picchiarsi per una partita di calcio, è andato a dare la sua vita perché l'Italia fosse una nazione unita. Prima non era così l'Italia, ragazzi, voi non ve ne rendete conto, ma l'Italia prima non era così. L'Italia era diversa, c'era da unirla l'Italia. L'Italia era tutta diversa da così. E nei ragazzi c'era questo desiderio che l'Italia fosse unita, e quindi c'erano questi grandi ideali. Enrico Toti è un esempio non soltanto per il fatto della guerra, anzi, questa è l'ultima cosa che lui ha fatto nella sua vita. Ma voi lo sapete che lui è andato senza la gamba, con la bicicletta, in giro per il mondo ai primi del Novecento? L'avete studiato questo a scuola? Lo sapete? Che lui ha preso la bicicletta ai primi del Novecento, è arrivato in Siberia, si è fatto tutto il giro dell'Europa sotto la neve, cadeva, si rialzava, era felice. Lui non ha scritto mai una lettera in cui si lamentava di questo, neanche una. Se voi cercate una lettera in cui lui si lamenta, me la dovete portare. Mai una volta in cui lui si autocommisera di quello che gli è capitato, mai. È un esempio di grande forza, di grande risorgere a quello che gli è capitato. Questa cosa che è successa qui ragazzi, nella vostra città, dovete essere veramente fieri. Da qui è successo il grande sprone che ha dato la grande forza a questo uomo, che ha trovato in questa disgrazia la sua grande forza di fare le sue conquiste più grandi. Ma non solo è andato in giro per tutta l'Europa, anche in Africa, ragazzi, nei primi del Novecento, con una bicicletta che sarà pesata chissà quanto, con una gamba, ragazzi, ma vi rendete conto? Già è difficile andare con una bicicletta normale a fare, voglio dire, i giri normali, ma figuratevi con una gamba sola. Vabbè, adesso non voglio continuare così, ma comunque voglio farvi capire che insomma è stata una cosa molto 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 importante. Comunque io vi ringrazio, perché attraverso di voi veramente voi siete il nostro futuro. Queste sono parole, ma è la verità. Voi siete il futuro della nostra nazione. Se veramente voi capite questo e lo diffondete, noi siamo mezzi salvi, perché se l'Italia capisce questo, è una grossa cosa, veramente una grossa cosa, perché il senso civico, il senso di unità, il senso di... Non soltanto Enrico Toti porta altri valori, che sono quelli della generosità, dell'aiuto, dell'essere uniti tra i fratelli, del darsi una mano, dell'aiutarsi l'un l'altro, dell'unione proprio. Quindi... Che posso dire? Viva Enrico Toti, viva l'Italia!